l'ipertensione polmonare è l'aumento della pressione all'interno della circolazione polmonare. Ci sono 5 gruppi principali, tra i quali svettano le malattie di cuore e le malattie di polmone. Entrambe possono evolvere verso la ipertensione polmonare. Quindi in generale l'ipertensione polmonare è una condizione frequente, si calcola che 1% della popolazione mondiale può essere affetta da ipertensione polmonare. Poi c'è la ipertensione arteriosa polmonare, questa è una forma rara ed è l'ipertensione polmonare propriamente detta. I soggetti non sono molti, 60 casi per milione di abitanti è la prevalenza, ed è in questo piccolo gruppo dove si sono osservati i maggiori miglioramenti dal punto di vista terapeutico. L'ipertensione arteriosa polmonare è una condizione che coinvolge i piccoli vasi polmonari distali, quelli che sono più vicini alla zona polmonare dove il sangue si ossigena. Questo determina una ostruzione di questi vasi. Il cuore aumenta appunto la pressione per cercare di far fluire il sangue, il cuore a lungo andare può scompensarsi e quindi creare delle complicanze molto importanti. La diagnosi nasce dal sospetto diagnostico e il sospetto diagnostico naturalmente fa parte della cultura medica. Una volta che il sospetto c'è, il primo esame che ci dà una probabilità di presenza di ipertensione polmonare è l'ecocardiogramma. L'ecocardiogramma può identificare una probabilità bassa, intermedia o alta di ipertensione polmonare, dopodiché viene la diagnosi differenziale tra i vari tipi di ipertensione polmonare. Abbiamo detto che ci sono 5 gruppi principali e oltre 50 sottotipi. Tutto questo viene fatto in prevalenza nei centri d'eccellenza che hanno la possibilità appunto di identificare con precisione il tipo di ipertensione polmonare e di conseguenza la terapia specifica. Abbiamo 3 classi di farmaci, gli antagonisti recettoriali dell'endotelina, gli antagonisti delle fosfodiesterasi terze e gli analoghi della prostaciclina. Questi farmaci agiscono su queste 3 vie metaboliche e quindi hanno un'attività sinergica tra di loro. E negli ultimi anni siamo riusciti a documentare anche la modalità migliore per poterli utilizzare, per esempio iniziandoli contemporaneamente nei pazienti di nuova diagnosi e incrementando l'associazione se non si raggiunge appunto l'obiettivo del basso rischio e quindi della migliore qualità di vita. Negli ultimi 20 anni c'è stata una notevole proliferazione di studi clinici controllati che ha portato all'identificazione di circa 11 molecole di 3 classi farmaceutiche per la terapia dell'ipertensione arteriosa polmonare. Quindi noi oggi abbiamo un algoritmo terapeutico articolato che prevede all'interno una stratificazione del rischio e a seconda della gravità del rischio la strategia terapeutica è differente, ma non c'è solo la prescrizione ovviamente, c'è il controllo dell'efficacia del trattamento. Oggi abbiamo un goal terapeutico importante che è il profilo di basso rischio. Il basso rischio per il paziente significa avere una qualità di vita migliore, avere in qualche modo anche una prognosi sostanzialmente migliore e drammaticamente migliorata rispetto a quanto non capitava 20 anni fa. Come in tutte le malattie rare, il centro d'eccellenza ha un ruolo fondamentale, sia perché il gruppo multidisciplinare che anima il centro d'eccellenza raduna persone che continuamente, tutti i giorni, seguono questi pazienti, cosa che
è impensabile che possa accadere in tutti gli ospedali, quindi è utile raggruppare i pazienti sia per dare loro il migliore trattamento clinico, sia anche per poter far crescere la ricerca, perché solo i centri d'eccellenza sono in grado di contribuire agli studi clinici controllati internazionali che si fanno in questo settore. Le prospettive future siamo alla ricerca in qualche modo di una quarta via metabolica, oltre alle tre che sono già state identificate, ed è molto importante perché abbiamo ancora pazienti con tre classi di farmaci già applicate che sono in lista d'attesa per il trapianto polmonare. Questi sono appunto pazienti che potrebbero trarre vantaggio da una quarta via metabolica, e ci sono studi in corso in fase precoce per questa identificazione. Senza dubbio dico ai pazienti di aver fiducia nelle prospettive future, perché tutto quello che è successo negli ultimi 20 anni può ulteriormente migliorare, perché abbiamo imparato molte cose, abbiamo scoperto molti farmaci e sappiamo dove andarne a trovare degli altri.